Questo invece è l'elenco di coloro che sono stati costretti a perire per una guerra decisa da altri, sulla quale non avevano nessuna colpa, nessuna colpa. Abate Lelio, Bartolomeo Teresa, Beatrice Rosa, del Monte Rosario, Prometti Antonio, Cafaro Antonio, Carmen Rosa, Cancro Maria Giuseppa, Capaccio Maria Giuseppa, Carrozza Adamo, Casserese Carmelo, Cassese Gennaro, Cassese Rosario, Cennamo Ali Merinda, Cennamo Antonio, Cennamo Teresa, Risci Bruno, Risci Francesco Saverio, Cupolo Michele, D'Angelo Rosa, Di Lucia Giovanni, Di Matteo Albino, Di Matteo Alfredo, Di Matteo Donato, Matteo Francesco, di Matteo Gerardo, di Matteo Germano, di Matteo Giovanni, di Matteo Giovanni, di Matteo Maria Teresa, di Berniere Giovanni, Donofrio Maria Carmelo, Forestieri Ciro, Gallo Pasquale, Giordano Anna Maria, Ingelito Maria Antonio, Iorio Germano, La Cortiglia Anna, Maddalena Rosa, Mangone Salvatore, Mangone Vincenzo, Marra Emilia, Marra Giovanni, Mazzei Rosa, Mordente Concetta, Morrone Enrico, Morrone Rocco, Paparella Francesco, Passariello Angela Maria, Passariello Flora, Pellegrino Pietro, Reina Angelina, Reina Annunziata, Reina Beniamino, Reina Bonaventura, Reina Elena, Reina Giuseppe, Reina Oresta, Reina Salvatore, Rubino Immacolato, Rubino Iside, Santa
Sabia Francesco, Santimone Assunta, Saponara Angelo, Saponara Antonio, Saponara Vincenzo, Togliani Valdo, 8. Ah, 8. Vairo Rosa. Quello che deve fare il potere, no? Vairo Rosario. La lotta a Saverna. Ah, la lotta a Saverna. Lunga. Ok, si sembra di sé. Ma quando lo fanno un monumento? Quando lo fanno un monumento? Ehi, quando lo fanno un monumento? Chi lo fa? Lei. Note di vite spezzate dalla guerra, di vite di persone che in un pomeriggio di settembre come quello di oggi conducevano la loro vita serena, semplice, perché il contesto era per lo più un contesto rurale, e che trovarono la morte in una maniera così drammatica e ingiusta, e che devono essere ricordate, non ci stancheremo mai di ripeterlo. Io poche sere fa ero a Bagno dell'Albania per lo stesso motivo, per commemorare i fatti, per ricordare i fatti delle vittime di questi giorni tragici in occasione del 80° anniversario di quelle date tristissime del 1943, e fu menzionato il libro, uno dei libri, una delle opere del generale Iorio, perché in queste opere si raccontano fatti imprescindibili per Altavilla Silentina, ma anche per comprendere i fatti della Seconda Guerra Mondiale, appunto. Il generale Iorio che ha curato la prefazione di questo libro, che come Arduino senatore ci ha fatto dono delle sue opere e che questa sera è qui con noi, e quindi io non posso non lasciare a lui la parola. Grazie, buonasera a tutti. Io sono particolarmente grato ad Arduino, perché quando mi ha proposto un po' di tempo fa di fare la presentazione, fare un intervento, quindi fare questa presentazione, sì, non resistevo troppo. Un po' di anni fa pensavo di fare un lavoro di costruzione storica, di contestualizzazione, diciamo, no? Del merito del mondiale, nel quale l'accuratezza delle sue ricerche. E invece, andando avanti con il lavoro, aggiungendo una copiosa documentazione, ho scoperto che come tra l'altro poi è stato accennato in un breve intervento che mi hanno preceduto, che gli altavillesi occupano tutti i ma quella comunità, il contributo altavillese, e in particolare poi tutti che abbiamo voluto ricordare in questa componente, che devo dire apprezzabilissima iniziativa, e in questo vorrei anche sottolineare uno dei punti di questa iniziativa, quindi aver voluto coinvolgere il forum dei giovani. Se è vero che questo lavoro, come sottolineava autorevolmente il professor Conte e il sindaco, è destinato a mantenere viva la memoria, è anche vero che i destinatari fondamentali di questo lavoro, e quindi non ci mettono la mano, sono i giovani, perché attraverso di voi, no, che come per la storia, no, conoscere il proprio passato significa poter affrontare il presente, ma soprattutto programmare il futuro. Questo è il nostro futuro. Quindi, avere una consapevolezza
e della vostra entusiasmo e direi passione è un grande, per noi il miglior premio, perché parlavamo di compensi, no? Compensi economici non ce ne sono e non ce ne devono essere, è giusto che non ce ne siano. Il nostro compenso è un compenso morale che vi assicuro va ben oltre ogni qualsiasi compenso che dovremmo sapere che quello che seminiamo verrà raccolto. Quindi per questo vorrei davvero ringraziarvi e farvi un applauso. Partiamo dal abbiamo sperimentato poi con un'immagine esecuzione dello scorso luglio, quale entusiasmo mettiate, no, in questa storia. Questo alla presentazione teatrale di ciò che è successo nel luglio. Quindi questo è il valore che hanno aggiunto lo Stato. E tornando ai sentimenti, no, che mi hanno assalito soprattutto quando ho scoperto, anzi quando Arduino mi ha fatto scoprire, per essere precisi su questo, che Angelo Iorio, per esempio, credo che ci siano dei parenti in sala, che ha apprezzato le parte, uno degli internati, uno dei coloro i quali ci fruttano con le sentite, uno di questi deportati in Germania, mi ha consentito di conoscere in dettaglio chi fosse quel soldato altamillese che mio padre riportava ogni volta che andava a condurre al cimitero di Santa Maria, cioè il mio padre, è uno degli altamillesi caduti a Becco in un campo di concentramento. E poi, questo per diciamo, parlare dei militari e della terza fase, della post-armistiziale, diciamo, hanno perso la vita, ma mi ha consentito di scoprire che alcuni parenti materni hanno, come avevo prefigurato, mentre fa la posta del 1924, quando scrisse nel 2003 che gli altamillesi si fecero onore su tutti i fronti in cui combattevano, loro li visse prefigurando quasi un auspicio che poi Arduino ha puntualmente confermato, facendoci scoprire che i soldati altamillesi combatterono, come ha chiamato ragazzi il professor Conte, sui principali campi di battaglia, tant'è che alcuni di loro sono ancora secondo me sacrati di Genova Marina. Ci sono due altamillesi nel sacrario d'Oltremare a Bari, ci sono altri soldati, altri sono stati molto più sfortunati per essere dispersi, non sono mai stati. Quindi i genitori parenti non hanno stanza di mantiene. E quindi mi sono chiamato a maggior ragione con più passione nella ricerca, attingendo alle fonti autorevoli dello Stato Maggiore dell'Esercito, evidentemente, fonti che ormai, come diceva il dottor il professor Conte, sono ormai completamente disponibili e quindi valutabili e quindi analizzabili in maniera completa, no? Senza una prospettiva di qualsiasi natura, e ho scoperto che nel 67esimo reggimento, primo raggruppamento modernizzato, il primo reparto del neocostituito esercito italiano, come sapete, dopo fu ricostituito appunto nel primo raggruppamento motorizzato ed uno dei reggimenti che costituiva il 67esimo reggimento a Montelungo scrisse una della prima pagina di storia di Gloria di Neo costituito l'esercito italiano. Bene, nel 67esimo reggimento faceva parte il caporale Michele Cupolo, medaglia di bronzo al valor militare, una delle due medaglie al valor militare degli altamillesi, l'altra è quella del tenente Sambroia, medaglia d'argento al valor militare. E in questo, se mi permettete, volevo sottoporre al sindaco, all'amministrativo, insomma, valutare magari la possibilità di tenere conto, magari anche quanto può
onomastica, no? Di queste due medaglie al valore, che hanno per la motivazione, come per ragioni di tempo, non mi sembra opportuno leggere, ma che fedelmente riportate in questo libro, possono essere magari prese in considerazione per lasciarne a maggior ragione per la memoria anche in una delle vie, delle piazze, insomma, della nostra bella Altavilla. Dicevo quindi del raggruppamento motorizzato e del 67esimo reggimento fanteria. Ecco, ironia della sorte, il 67esimo reggimento fanteria iniziò ad operare al fianco del 143esimo reggimento della divisione Texas, che sbarcò ad Altavilla. I soldati altavillesi che, appartenenti al 67esimo reggimento fanteria, prestarono e morirono, come il caso di Michele Cupolo, alle dipendenze di quei comandanti americani che avevano liberato alcuni mesi prima Altavilla. E questo è un dato storico eccezionale, perché incrocia davvero i destini, no, dei nostri avi, dei nostri nonni, con quello dei militari americani che vengono a liberarci, pur con le conseguenze triste che ben conosciamo, e con i caduti così numerosi che sono stati anche in questo mirabilmente citati dal nostro forum dei giovani. Il testo è veramente una miniera di informazioni che immagino per i parenti, per i discendenti, ha un'importanza assoluta rilevanza in questo momento. Io peraltro mi sono permesso anche di non di valutarlo, ma di esprimere un'opinione anche in quarta di copertina, perché penso che oltre a consentire il mantenimento della loro memoria è un punto di riferimento certo anche per le generazioni che verranno. È ricco di circostanze, di coincidenze, alcune delle quali sono state già richiamate dal professor Ponte, quindi sorvolo, ma quello della famiglia distrutta, ad esempio, è un episodio, è una circostanza che dal punto di vista umano è drammatico, insomma, il papà che muore in Russia nel dicembre del 42, manca la ritirata di donna e la moglie e la figlia che cadono sotto i bombardamenti americani, così come c'è la storia, viene narrata la storia di ora, non so se questa era una cosa che avrebbe fatto Arduino, quella di richiamare i contenuti di alcuni episodi particolari, quindi non so se ci sto dando tanto tempo, ma vorrei approfittare per segnalare ad esempio la storia di un padre che è messo a conoscenza del ricovero di un figlio all'ospedale militare di Verona, parte nel luglio del 43 per raggiungere il figlio Quagliati, per raggiungere il figlio a Verona, quindi impiega 10 giorni con mezzi di fortuna, incontra, riesce a salutare il figlio a me morente per una grave patologia contratta durante i combattimenti. Il mattino successivo torna all'ospedale militare, non gli consentono di vedere il figlio perché purtroppo è deceduto durante la notte. Rientra a cavallo dell'8 settembre, quindi con tutti gli sconvolgimenti che ne conseguirono, e dopo un viaggio di 15 giorni passa, insomma, riesce in circostanze fortunose su cui a tornare a venire a casa con questo triste fardello. Le vicende del settembre 43 e della battaglia di Altavilla si incrociano poi anche con alcuni di questi caduti, il caso del soldato Vincenzo Saponara che muore in licenza dal reggimento di appartenenza viene ad Altavilla e purtroppo perde la vita perché ha tirato dagli scontri di fucileria delle truppe americane e tedesche nel centro storico di Altavilla. Quindi poi come il destino a volte è stato, nel caso
Io non mi dilungo oltre anche per ragioni di tempo, per lasciare spazio appunto all'autore che avrà molte cose da dire, visto che è l'autore di un libro da cui Valenza è stata ufficialmente sottolineata e della quale torno a ringraziare. Concludo prendendo a prestito le parole di Ettore Scala, che è l'autore di un, secondo me, impegno sul contributo delle nostre forze armate nella seconda guerra sotto mondiale, La risposta dell'esercito, un testo che è stato pubblicato nel 74, il quale conclude: nell'umana è ben giustificata la troppo impaziente e astiosa ricerca dei responsabili, confondendo la fine di un regime politico con l'inevitabile sconfitta militare, le vittime della guerra più degne di comprensione, più bisognose di giustizia, più meritevoli del nostro affetto, sono appunto le nostre forze armate. Sono i soldati di ogni arma, di ogni corpo, i marinai, gli aviatori, i quali non soltanto hanno subito la guerra, ma pur non ritenendola giusta e necessaria, hanno dovuto anche combattere, l'hanno combattuta nella prima e nella seconda fase con i tedeschi, contro i tedeschi, prima dell'armistizio e dopo, con quella abnegazione senza limiti e con quel tradizionale valore per il quale avrebbero più che mai diritto alla fiducia e al rispetto di tutte le classi sociali. Ecco, è proprio con questo rispetto e con questa fiducia che quasi 80 anni da quelle giornate così tragiche sono ancora vive oggi con questo lavoro che ha fatto il legislatore, che dobbiamo rinnovare insieme ai valori dell'onore e del dovere, la memoria di questi nostri avi che hanno sacrificato la loro vita per l'ideale, la cui memoria, soprattutto attraverso l'opera dei giovani, quelli che verranno, dovrà essere creata in altre volte. Passi ricompresi nel libro, molti sono stati trattati dai relatori, mirabilmente, con affetto, e ne sono talmente riconoscenti che mi sono commosso durante la loro lettura. Il resto lo leggerete, avendo pazienza, direttamente dal libro. Il libro è autoprodotto ed è per voi a richiesta in omaggio, cioè a chi fa piacere leggerlo sarà dato una copia in omaggio. Per quanto riguarda poi la serata, devo procedere ai ringraziamenti e sono molto complessi. Innanzitutto ringrazio il Comune di Altavilla Selentina nella persona del dottor Cipolo, sindaco, ringrazio il Presidente del Consiglio, l'amministrazione, i funzionari che in coesione hanno consentito l'uso di questa splendida struttura, in particolare Giovanna Di Agresti, Luca Brun, fonico e tecnico audiovisivo. Ringrazio la Polizia Municipale, le autorità militari, i carabinieri. Ringrazio di cuore a chi ha reso davvero, scusate le emozioni, ha reso davvero speciale questa serata. La dottoressa Erika Di Matteo, il colonnello Generoso Mele, e saluto cordialmente il professor Alfonso Conte, il generale Gerardo Iorio, di cui mi reputo essere amico eterno, e mi ha invogliato pure spesso ad ultimare il libro. Ringrazio il relatore del convento Padre Arlei, che ha relazionato dal punto di vista umano, meraviglia, relatori dal punto di vista
vista militare e storico. E grazie volutamente alla fine la moderatrice ci ha commosso con le sue parole. Ero sicuro che ci avrebbe arrecato questa serata tantissimo Alessandra Bassolini per questo. E ringrazio di più per aver da subito accettato l'invito di ringrazio con tanta riconoscenza i familiari dei caduti che mi hanno accolto nelle loro case e mi hanno messo a disposizione quello che dopo 80 anni era ancora presente nelle famiglie, nelle loro case. Ringrazio le associazioni presenti, ringrazio Michele Strafella perché ha portato una nota, una ventata della Marina in quanto lui è responsabile dell'associazione marinai di Olevole sul Tusciano, nonché un suo avo, un militare caduto e che ho menzionato nel libro, e sia per commemorare anche il marinaio Arturo Giannello, perito nell'affondamento dell'incrociatore Roma. Ringrazio l'associazione dei carabinieri in concetto nella persona di Luigi Russo qui presente, le associazioni Amici Operazione Avalanche nella persona del dottor Carmine Terracciano che stamattina mi ha fatto menzione dicendo non posso ricordatevi nella serata. Ringrazio la Croce Rossa, la Protezione Civile. Ringrazio il pittore Salvatore Damiano che ha voluto portare un'ulteriore nota di colore al nostro auditorium simbolo e il nostro fiore all'occhiello di altri. Ringrazio la mia famiglia che, come si dice spesso, mi ha supportato e sopportato e che questa sera si è riunita tutta per onorare i nostri caduti e coloro che hanno perso la vita nel bombardamento di Roma. Infine, ringrazio tutti voi amici, parenti, concittadini che questa sera con la vostra presenza avete voluto onorare la commemorazione dei nostri caduti e di coloro che hanno perso la vita nei bombardamenti. Prendete conto che ad Altavilla anche le stalle risultavano idonee a salvare la vita della gente. Ce n'erano tantissime, però quattro furono bombardate. E una di queste, quella della signora della scultura, che perse la vita il marito ed altre sei persone presenti. E tra queste macerie e feriti c'era anche mia madre, c'era anche mia nonna e c'ero pure io di 2 anni e mezzo forse e così più. Ed è anche in virtù di questi sentimenti che io ho cercato di far combaciare la presentazione del libro questa sera che ricorre l'80° del bombardamento di Altavilla dove morirono tante vittime innocenti. Grazie ancora, vi porto tutti nel cuore. Ok.
Grazie a lei, Arduino senatore, alla sua generosità, alla sua bontà d'animo. Io all'inizio di questa serata ho detto che questo libro è un capolavoro, chiamare un'opera che riguarda questo è relativamente piccolo, un capolavoro può sembrare un'espressione forte, però scusate, io l'ho voluta usare con consapevolezza, perché come la dobbiamo chiamare un libro che è costata all'autore 4 anni di ricerche, di confronti di archivio, di visite case case dei discendenti delle vittime di 2 giorni, di confronti tra registri militari, vittime civili, e non si è mai stancato. E poi lo scrive e lo conclude, grazie anche alla generosità e alla conoscenza approfondita del generale Iorio, e che cosa fa? Lo regala alla comunità. Scusate, ma che cos'è un capolavoro? E questo lavoro è un capolavoro. Quindi è una parola forte, ma usiamola questa sera. Le parole servono a sottolineare i sacrifici che la gente fa per altra gente. Quindi grazie. Non ci salutiamo così, perché ci saluteremo con dei versi scritti in memoria di quei giorni dallo stesso Arduino senatore, a cui io farei ancora un grandissimo applauso. Solo una piccolissima nota, permettetemi di ricordare Alfredo Crisci e di ringraziarlo, perché è il regista che ha voluto la rappresentazione della liberazione dai tedeschi di Altavilla Silentina. Grazie davvero a tutti, allora salutiamoci con i versi di Arduino senatore interpretati da Carmine Lucca. Settembre, con i suoi tramonti. Il sole arrossa il collo delle sue case, ma non è tempo di contemplazione. La fascia del Tirreno non mette brano, piove, son bombe sul paese mio, ad Altavilla la morte viene dal mare. La gente impaurita piange e treme, alcune case sono già crollate. L'antica estate, il posto più sicuro per evitare dal mare il fuoco amico. Un uomo di buon cuore, San Pasquale, ricovero speranza, ci improvvisa, quando si accorge che la gente ha fame, sale sopra in cucina a prendere del pane. La sorte, la porta è via, volge le spalle. Una bomba c'entra in via l'abitazione, la morte coglie lui all'improvviso. Tanti perdono la vita in quella stalla, lamenti di ferite, madri in gramaglia, un bimbo piange a polvere sul viso. Grida di morte, pianti il terrore, massi di pietra bloccano l'uscita. L'aiuto dall'esterno è immediato. Ad uno, con disperazione, salvi e feriti, sono portati fuori. Un bonello, stremato, senza voce, secco al lavoro e gli occhi di terra, pronta a una mamma con un figlio insieme, il sede di figlio che non piange più. E quello sterile, tra macerie e sangue, c'era mia madre. C'era mia nonna, c'ero io, bambino.